Il 25 maggio 2014 si stava, i pescaresi andavano alle urne per votare il nuovo sindaco. Da lì poi ci sarebbe stato un ballottaggio e alla fine sarebbe stato decretato Marco Alessandrini il nuovo sindaco di Pescara. Due anni nei quali si sono succeduti tantissimi fatti, polemiche, tanti cambiamenti anche per la città di Pescara, qualcuno magari anche inaspettato, e allora le ripercorriamo proprio con il protagonista. Benvenuto. Grazie Francesca, buonasera a tutti. Allora, in realtà la prima domanda è questa: se l'aspettava poi tutto questo clamore in due anni di sindaco, cambiare Pescara, è cambiata Pescara, oppure si aspettava queste sfide? Beh, io penso che oggi il ruolo del sindaco sia il ruolo più visibile, più diciamo esposto che c'è nella politica, e oggi certo non si può trascurare che la politica e la rappresentanza in genere vivono una crisi in termini della storia repubblicana, e tuttavia questo rende il mestiere un mestiere straordinario, perché indubbiamente non ci si annoia mai, ci sono emergenze continue, ma c'è anche l'idea che tu porti avanti di alcuni principi, di alcune idee, di alcuni cardini attorno ai quali far ruotare la tua Pescara. C'è un fatto di questi due anni che le rimane scolpito perché è inaspettato, perché è molto difficile? Ma guardi, io preferisco sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, e allora di difficoltà, di questioni, di polemiche, di problematiche ce ne sono state sicuramente tante, però preferisco, dicevo, guardare il bicchiere mezzo pieno e pensare a che cosa straordinaria sia stata, per esempio, aver modo di confrontarsi in maniera informale e se vogliamo anche casuale con un collega illustrissimo che è il sindaco di New York. Qualche settimana dopo la mia elezione, era luglio del 2014, Bill de Blasio, origini italiane, fa un viaggio in Italia, Bill de Blasio, il sindaco appunto di New York, fa un viaggio in Italia e risalendo la penisola fa tappa a Pescara. Dorme una notte e insomma abbiamo modo di trascorrere una mattinata insieme. Allora ti accorgi che i problemi di una metropoli di 8 milioni di abitanti in fin dei conti non sono molto diversi da quelli di Pescara, che di abitanti ne ha 120.000. Le dimensioni ovviamente sono considerevolmente diverse, però la lezione è quella del ruolo dei leader odierni, che per contrastare questa crisi della rappresentanza hanno un solo antidoto e una sola ricetta, che è quella della accessibilità, cioè il fatto della disponibilità, di essere pronti sostanzialmente, di metterci la faccia, in una parola. Ecco, queste sono le immagini sulla terrazza di un albergo del lungomare pescarese. Un'altra cosa poi, per quanto riguarda l'opposizione, ci sono state diverse battaglie molto significative, alcune delle quali sicuramente non sono passate inosservate, sono durate molto, insomma sono state plateali. Tra l'altro il suo mandato è il primo nel quale entra in consiglio comunale anche il Movimento 5 Stelle. E allora, tra l'opposizione fatta dal centrodestra, che in realtà era quella del governo prima del suo, e i nuovi del Movimento 5 Stelle, qual è stata la cosa che più ha dato veramente battaglia dei due? Chi è stato più, insomma, più sul pezzo? Beh, qui non starà a me fare il maestro e dare le pagelle. È indubbio che esiste un'opposizione convenzionale, fra virgolette, che è quella del centrodestra, ovvero coloro i quali sono i reduci della stagione di governo 2009-2014. E poi c'è la nuova opposizione, appunto, non convenzionale, il Movimento 5 Stelle, che è entrato per la prima volta nei banchi del Consiglio Comunale di Pescara, e sono due tipi di opposizioni, io trovo, un po' diverse. E cioè, colgo nel Movimento 5 Stelle comunque una forte idea antisistema, sia pur calata nel contesto appunto di un consiglio comunale, che in qualche modo trovo faccia seguito ad un orientamento più generale di carattere nazionale. Però penso sempre che gli uomini e le donne di buona volontà possono, devono riuscire a parlare fra di loro. Proprio ieri abbiamo approvato il bilancio, è stata una seduta fruttuosa, è stata una seduta anche contenuta nei tempi, perché ci sono certi rituali della politica che vogliono la seduta di bilancio con il grande circo bar durare settimane, e invece Volte è stato così, però. Sì, noi eravamo reduci per esempio da un'altra seduta molto movimentata, molto impegnativa, molto lunga, quella che ha portato all'istituzione della tassa di soggiorno.
Non di rado le questioni finiscono per essere iperpoliticizzate. La tassa di soggiorno è una scelta che negli ultimi 2 anni in Italia complessivamente hanno svolto 1.100 amministrazioni comunali, quindi non è esattamente una cosa. Diciamo, abbiamo parlato nell'ultima puntata proprio per questo. Allora, abbiamo fatto un resoconto di quello che è stato un po' alcune delle tappe di questi 2 anni. Chissà se se le ricorda tutte quante, chissà se si ricorda anche tutti i momenti che hanno preceduto la sua nomina a sindaco e soprattutto anche le emozioni vissute, chi c'era, chi non c'era. E poi vediamo anche un po' delle battaglie che veramente hanno... hanno scaldato anche il Consiglio Comunale e vediamo anche come lei ha reagito a tutti gli attacchi in questa scheda. In principio erano 6 candidati alla stessa poltrona. In seguito, dopo le primarie, il vero competitor era solo Antonio Blasioli, attuale presidente del Consiglio Comunale, seguito da Gianni Teodoro e Moreno Di Pietrantonio, ex capogruppo al Comune di Pescara e considerato favorito fino alla prova dei numeri. Da lì in poi la corsa diretta verso la nomina, passata per un ballottaggio che lo ha visto sfidarsi con il sindaco allora in carica, Luigi Albore Mascia. Una vittoria celebrata fino a tarda notte insieme al neo presidente della regione, Luciano D'Alfonso, che con lui entra a Palazzo di Città con una marcia che inizia proprio dal comitato elettorale di Alessandrini e seguito da tutti i sostenitori, appassionatamente sulla corda fino all'ultimo minuto. È una bella coppia, poi naturalmente oltre a questa coppia ci sono tutti coloro i quali hanno lavorato a questo successo, che ringrazio sentitamente, che mi circondano oggi con il loro affetto così come l'hanno fatto per tutta la durata di questa corsa eccezionale, ed è una grande notte senz'altro. Era il 2014, sono passati 2 anni e una serie numerosa di criticità da affrontare nel mezzo, oltre a una cospicua cifra di polemiche. Il mandato di Marco Alessandrini si era aperto con un pubblico elogio della mitezza destinato proprio all'opposizione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. I primi dubbi sulla situazione delle casse comunali erano stati palesati ancor prima di essere eletto. Le pubbliche amministrazioni possono operare finanziariamente per anticipazioni di cassa. C'è una somma totale prevista dalla legge, 50 milioni è la soglia, fin qui sono stati anticipati 35 milioni, cioè noi abbiamo chiesto alla tesoreria soldi che in questo momento non abbiamo. La tesoreria ce li ha concessi, naturalmente si paga un aggio, cioè una specie di sanzione su 35 milioni, debito di 35 milioni. Poi attenzione, mica finisce qui la situazione debitoria del Comune di Pescara. Ci sono 4 milioni di euro di mandati di pagamento nei confronti di imprese per stati di avanzamento lavori e ci sono 23 milioni di euro di mandati di pagamento, anch'essi fermi sul tavolo del direttore generale di ragioneria, per il pagamento delle spese correnti. Uno dei momenti più difficili poi è stato quello del rischio default e il relativo commissariamento della città, la sua. Questi sono i giorni più impegnativi della mia consiliatura, perché la questione finanziaria è naturalmente molto molto seria. Mancano all'appello per chiudere questo bilancio 8 milioni di euro, che sono una cifra enorme per un comune che già ha provveduto a fare tagli. Dico solo, per avere un'idea, nel piano di riequilibrio ne abbiamo previsti 11 milioni nel triennio. Per scalare questa soglia di 8 milioni sono necessarie varie forme di intervento. Un altro episodio finito alle cronache, che ha creato tantissime polemiche ed anche la richiesta di dimissioni da parte dell'opposizione, è stato il caso del divieto di balneazione mai reso pubblico la scorsa estate. Le mie dimissioni non sono in alcun modo all'ordine del giorno. Il senso di questa, diciamo, conferenza stampa è quella di, come dire, chiarire i fatti che, diciamo, in barba al segreto istruttorio sono precipitati sull'opinione pubblica, e chiarirli nel senso che l'attività a cui il sottoscritto si è sempre conformata è stata quella di massima attenzione alla salute pubblica. A distanza di un anno la situazione non migliora, poiché si scopre che a rendere non balneabile la Tavola Blu di Pescara è una serie ancora in fase di censimento di scarichi fognari abusivi, una tegola che lo ha riportato al centro delle accuse per una città che sul turismo relega tante aspettative e un numero ingente di attività commerciali.
Si parte con un divieto di balneazione esteso fino a Via Ragazzi del 99, ma possiamo guardare con ragionevole ottimismo al futuro e lo facciamo non in base a previsioni da sciamano, ma in base al lavoro svolto questo inverno, un lavoro teso a incidere il più possibile sulla vera causa della criticità del nostro mare, che è il fiume. Nel frattempo si conta il caso degli ex lavoratori di Attiva, da 4 mesi piantati con tanto di tenda davanti al comune per riottenere il proprio posto di lavoro. Abbiamo concluso il tavolo di lavoro con un comunicato congiunto che mostra appunto che si vuole fare un percorso insieme. Il primo passaggio di questo percorso è una riunione che dovremo tenere a breve per verificare numeri e procedimenti in ordine alla possibilità ventilata dai lavoratori a proposito di procedere ad una conciliazione del contenzioso in atto, verificandone la sostenibilità, diciamo così, giuridica. Poi c'è anche il tema naturalmente del futuro di Attiva. Il futuro a breve prevede la necessità comunque di coprire dei posti che non sono stati assegnati nel concorso, perché l'esigenza di pulizia della città permane. Poi c'è il futuro di Attiva, perché verso una pubblica amministrazione nuova, verso la costituzione dell'AGIR, che è un'autorità gestoria dei rifiuti di ambito regionale, ecco che Attiva potrebbe avere un ruolo più ampio, quindi si cerca di guardare anche al di là dello stretto orizzonte quotidiano. E per finire, in ordine di tempo, Rosario Fiorello, che in visita a Pescara per uno spettacolo mette il dito nella piaga, pure lui. Ah, io ho capito, mare, dati allarmanti, ci sto io. Nei 2 anni trascorsi Alessandrini ha sempre mantenuto il suo aplomb, rispondendo alle domande, anche le più spinose, caratterizzato da uno stile scherzoso e cordiale e l'abitudine di canticchiare i suoi cantautori preferiti. Se le ricordava tutte? Sì, quasi tutte, ma insomma è stata una carrellata che mi ha fatto sorridere, ma perché, ripeto, io preferisco guardare il bicchiere sempre mezzo pieno. Le sfide sono tante, milioni di milioni, parafrasando una vecchia pubblicità, però vale la pena, viverle queste sfide, perché di mezzo c'è l'idea che sempre ci accompagna di una città migliore. Chiaro che poi ci sono questioni sensibili, ci sono questioni di cui diventi in qualche modo consapevole con il ruolo, perché uno può solo immaginare cosa c'è dietro quella porta foderata di velluti rossi, sto parlando dell'ufficio del sindaco in Piazza Italia 1. Io amo, insomma, poiché ritengo che quella sia la casa dei pescaresi, non di rado ricevo lì persone, studenti, eccetera, eccetera. E scherzando, ma fino a un certo punto, invito i miei interlocutori a soffermarsi sulle volte di quell'ufficio, volte molto ampie perché tipiche di un palazzo che ha un pregio storico architettonico evidente, ma i metri cubi sono direttamente proporzionali ai problemi, ecco. Naturalmente. E qui abbiamo avuto una carrellata piuttosto rara. Allora, lei faceva parte dell'opposizione durante il governo Mescia. Prima di quello c'era stato il governo D'Alfonso. In tutti questi anni Pescara è cambiata secondo lei come? Allora, io politicamente faccio il mio esordio alle elezioni del, marzo, mi sembra forse, o aprile del 2008, per intenderci il D'Alfonso bis. Io, come cittadino pescarese, rimasi senz'altro colpito dalla visibile impronta che D'Alfonso sindaco ha dato alla città di Pescara, con una città rivoltata come un calzino. Poi quella seconda esperienza è durata troppo poco per le ben note ragioni giudiziarie. Quell'esperienza ha condotto a elezioni anticipate, quelle del 2009, in cui ho avuto l'onore e l'onere di essere pure allora il candidato sindaco del centrosinistra, ovviamente in condizioni molto molto diverse. La fine elettorale è nota, ci sono stati poi gli anni del governo di centrodestra, che peraltro anche alla regione si è proposto appunto in un ruolo di governo, e poi i venti della storia, i venti della politica cambiano e la proposta politica complessiva del centrosinistra alla successiva occasione di rivincita, cioè il 2014, ha dato un'indicazione molto chiara con la riconquista, fra virgolette, della città di Pescara e della regione Abruzzo. Che cosa è cambiato di Pescara? Come non era? Ma guardi, io penso che Pescara ovviamente non è andata esente, come tutto il mondo occidentale, a questi anni così difficili di crisi e di difficoltà.
Pescara resta la locomotiva dell'Abruzzo, resta una città snodo che continua ad attrarre, perché pur in un quadro sicuramente di difficoltà, gli indicatori economici mostrano comunque chiara questa tendenza. La sfida naturalmente è quella di concretizzare una serie di ancora aperte occasioni di trasformazione urbana. Parlo velocemente di due cose che stanno a cuore a questa amministrazione. L'operazione sull'area di risulta, che noi siamo in grado in qualche modo di avviare, e su questo magari ci spendiamo qualche parola a parte, e allo stesso modo ad esempio la questione Stadio Adriatico. La questione Stadio Adriatico, approfitto anche di questa sede per chiarirlo, risponde ad un'esigenza. Perché un'amministrazione oggi si pone il problema di esternalizzare la gestione, cioè di affidare ad un soggetto terzo, estraneo alla pubblica amministrazione, la fruizione di un bene, lo stadio, che ha natura pubblica? Perché le difficoltà finanziarie dell'ente che io ho ereditato sono tali per cui non può essermi indifferente il costo annuale di funzionamento di quella struttura, 1 milione di euro. La struttura non serve solo per il calcio, serve anche per quell'importantissima funzione sociosanitaria che è lo sport, ci fanno l'atletica. E quindi noi abbiamo pensato, perché non conformarci al modello Juventus Stadium, lo hanno fatto a Udine, lo hanno fatto di recente a Cagliari, cioè pensare ad una esternalizzazione della gestione, cioè un soggetto se ne occuperà per 30-40 anni, in cambio ristruttura lo stadio, crea uno stadio dedicato solo al football, uno stadio che però sia in grado di lavorare 365 giorni all'anno, quindi con strutture commerciali aperte, con 1000 posti auto e con la premessa indispensabile che si realizzi altrove uno stadio per l'atletica, per garantire inalterata questa fruizione collettiva così importante. Noi lo facciamo, ripeto, non per furia iconoclasta, ma solo per un sano esercizio di realismo che penso debba essere una categoria che sempre accompagna l'amministratore pubblico. Ma anche perché comunque voi avete dovuto operare tantissimi tagli, quindi era anche inevitabile togliersi qualche spesa. Guardi, lei nella clip che è andata in onda poc'anzi ha ricordato un po' questi due anni. Io ho un ricordo molto nitido del primo lunedì dopo l'8 giugno 2014, domenica di ballottaggio. Io quel lunedì lo trascorsi allo studio dell'allora presidente del Collegio dei Revisori, perché la situazione economico-finanziaria mi era chiara, diciamo, ancora prima di entrare. Appunto, il giorno dopo le elezioni noi dovremmo avere anche l'intervista proprio del sindaco Alessandrini, perché insomma abbiamo guardato un attimo com'era la situazione. Sì, perché lei prima nel corso delle elezioni, durante la candidatura, parla già di questo problema di casse che invece insomma non era stato annunciato poi dal centrodestra fino a quel momento. Beh sì, vede, io ho il sospetto che quando ci sono le tornate elettorali si cerchi di sparare tutte le cartucce possibili. Il problema è che poi le tornate elettorali finiscono, succede che appunto dopo una notte di festa come questa, dopo la proclamazione ufficiale avvenuta il 16 giugno, mi sembra, del 2014, qualche giorno dopo, io ho una predilezione per le date, mi sembra fosse il 26 giugno, mi sono recato alla tesoreria della Caripe, che in qualche modo è la banca del comune, e lì abbiamo certificato il passaggio finanziario delle consegne, che evidenziava un mare di problemi, cioè la presenza di circa 30 milioni di fatture da pagare, giacenti sul tavolo del ragioniere capo del comune, il fatto che vi era stato fatto un ampio ricorso agli anticipi di tesoreria, che significa tu prendi in prestito del denaro ma poi devi pagare un interesse. Era stato fatto ampio ricorso all'utilizzo di fondi vincolati, cioè fondo vincolato lo usi per fare altro rispetto alla sua previsione e dunque lo devi rimpinguare. Tutto questo ha avviato un percorso estremamente complesso che ha portato all'avvio e al licenziamento del cosiddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Ma oltre a questo ricordo il maggio dello scorso anno, allorché proprio di questi giorni c'era un problema molto grande, ricordato appunto nelle immagini di prima, perché per chiudere il bilancio scorso noi abbiamo dovuto sostanzialmente avere una certa modifica legislativa, che naturalmente non ha riguardato era solo... La restituzione del debito pianificata per anni, tra le varie, il tentativo era quello di razionarlo più la possibile. Sì. Il concetto è di spalmare il debito del comune in un lasso di tempo più ampio. La procedura di riequilibrio ha determinato il fatto che il comune ha incassato
da parte dello Stato 33 milioni di euro, che ovviamente vanno restituiti, ma in quanto fondo di rotazione senza interessi, per abbattere questo monte di debiti vantato nei confronti della imprenditoria locale, che mi sembra anche una cosa in qualche modo doverosa. E poi abbiamo sempre cercato di mantenerci su una linea di attenzione rispetto alla finanza pubblica. Abbiamo, dicevo, approvato ieri il bilancio e non è scontato approvarlo all'inizio di maggio, perché se uno guarda gli altri comuni credo che non siano esattamente in queste condizioni, perché l'approvazione del bilancio... L'Aquila ha mandato, ha scritto perché doveva essere approvato il 30 aprile, quindi gli ha dato 20 giorni per approvarlo, perché si trovano tutti in questa situazione. Sì, poi sono sovente attese in questi ambiti delle proroghe legislative, però in ogni caso l'approvazione del bilancio significa poter programmare la stagione ed è un atto di serietà anche indispensabile per seguire un certo percorso. Tra le varie cose che sono avvenute in questi due anni, se dovesse guardare oggi Pescara, nel 2016, cioè adesso, qual è il problema più grande da risolvere, il primo? Guardi, quando a inizio anno il Comune di Pescara si è dotato di un'alta professionalità nella persona del direttore generale, l'ingegner Caputi, all'ingegner Caputi io ho dato le seguenti priorità che poi ho reso manifeste pubblicamente. E cioè la questione dell'area di risulta, una partita generazionale che attraversa Pescara da 30 anni e più, la questione ambientale e la questione del ciclo integrato dei rifiuti. Su queste due, sulle prime due, io penso che siamo in condizioni interessanti. Sul fronte area di risulta è importante, abbiamo presentato qualche giorno fa il master plan Abruzzo per quanto riguarda Pescara. Fra i vari interventi c'è anche una posta pubblica, cioè 12 milioni di euro che servono alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Sul fronte ambiente ci sono interventi robusti relativi al ciclo della depurazione dell'acqua, ma ovviamente questa è una questione che l'amministrazione ha seguito a prescindere, perché la questione balneazione, che tanto ha attraversato le coscienze dello scorso anno, è una questione che non nasce oggi, nonostante qualcuno, giocando sulla narcosi collettiva, voglia far passare. La questione è decennale ed è legata evidentemente alla cattiva qualità delle acque del fiume. È tipico forse delle società del benessere quello di crescere senza occuparsi dell'ambiente che ci circonda. Poi arriva un punto in cui ti accorgi che l'ambiente dà competitività ai territori e ti accorgi che non è più tollerabile che si sversi nel fiume, che nel fiume scarichino abusivamente ogni tipo di veleni. E allora noi abbiamo attivato un'iniziativa che naturalmente non prevede l'uso della bacchetta magica e quindi le questioni complesse richiedono tempi adeguati di soluzione. Però abbiamo avviato una mappatura della qualità delle acque lungo tutto il corso dell'anno, non solo la stagione estiva, e dunque abbiamo monitorato. Prima volta della storia. Nessuno l'aveva fatto in precedenza. E soprattutto abbiamo avviato, per quello che è possibile sul territorio di Pescara, una lotta feroce agli scarichi abusivi, perché non esiste una ufficiale, o meglio non esisteva un'ufficiale mappatura di detti scarichi, noi l'abbiamo fatto per gli scarichi civili e per gli scarichi industriali. Insieme all'ACA abbiamo ogni giorno spinto e continuiamo a farlo per la ultimazione dei lavori del cosiddetto di K15, che significa un tubo che corre lungo le sponde del fiume e raccoglie gli sversamenti abusivi, oltre a incidere ora qui, ora lì, ora su, ora giù rispetto a scarichi individuati e per i quali abbiamo proceduto alla loro, come si dice in gergo, tappatura. È chiaro che tutto questo non può essere esteso, non può essere limitato solo ad oggi, riguarda tutta l'asta fluviale. Il fiume Pescara attraversa tre province, nasce in quella dell'Aquila, attraversa velocemente quella di Chieti e a Pescara sfocia il mare. Abbiamo attivato insieme alla Regione Abruzzo, insieme al sistema istituzionale, un'attività complessiva di attenzione e di monitoraggio. C'è un tema che io ritengo molto importante, che è quello dei depuratori. Il depuratore di Pescara, dati alla mano, è un depuratore che funziona meglio di altri depuratori, tant'è vero che taluni sono stati anche sequestrati di recente, se lo ricorderà.
ma il problema del depuratore è legato a come si fa a renderlo più funzionante, perché il depuratore di Pescara è arrivato quasi alla saturazione della sua, come si dice, capacità di carico. Quindi bisogna fare degli interventi volte a espandere questa capacità di carico, che significa materialmente anche farlo crescere fisicamente. E su questo noi vogliamo continuare a proseguire. Circa le priorità, così come indicate al direttore generale, così come da me ritenute centrali, c'è quest'ultimo problema del ciclo integrato dei rifiuti. Il ciclo integrato dei rifiuti si lega anche all'immagine che abbiamo visto della protesta di Attiva, perché l'obiettivo è quello naturalmente di poter avere tariffe sempre più basse con un servizio sempre più efficiente. Sulle tariffe più basse noi siamo riusciti, pur in un clima di grande difficoltà, ad abbassare il costo della Tari, cioè perché la spazzatura è pari al costo del servizio. Noi abbiamo effettuato dei tagli e abbiamo ridotto questa voce. Però siamo consapevoli che bisogna fare un salto di qualità, bisogna implementare la raccolta differenziata e per farlo bisogna fare rete e sistema. Noi ci fermiamo un attimo perché su questo poi faremo vedere una cosa. Facciamo una piccolissima pausa e poi torniamo con la seconda parte, dove parliamo anche un po' dell'aspetto caratteriale del sindaco di Pescara. Tra poco. Nella seconda parte vediamo un po' anche quelle che sono state le attività e soprattutto le cose più riuscite. Tra le cose più riuscite, sicuramente quelle più importanti, ci sono i giochi del Mediterraneo, perché quella è stata una cosa importante per Pescara, perché non era la prima volta e perché quando c'è stato l'insediamento proprio del governo Alessandrini, la prima notizia data da Del Vecchio era: non ci sono i soldi probabilmente. Vabbè, ma diciamo che questo è uno schema a cui ci siamo abituati, nel senso che i giochi del Mediterraneo, io me li sono ritrovato sulla mia scrivania, sicuramente una bella iniziativa che ha dato colore, ha movimentato, ha portato atleti provenienti da 24 paesi del bacino del Mediterraneo. Peccato che appena giunti non c'era alcuna forma di copertura. Aspetti, allora facciamo una cosa, mandiamo una piccola parte, questa è l'inaugurazione ufficiale e questa è stata anche una diretta nazionale. Sì. Fatta proprio sulla Rai. Vediamo un attimo l'inizio perché è stato un grande lavoro. Un autentico spettacolo ha reso Pescara una capitale dello sport. L'apertura dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia ieri sera ha incantato 24 nazioni, i suoi atleti e le migliaia di spettatori presenti. Un coro gospel sulle note di Joyful ha salutato il pubblico. Un gioco di luci ha dato il benvenuto. Arriva la fanfara dei carabinieri della scuola di Roma. Poi viene annunciato l'elicottero della Guardia Costiera. Si ferma a pochi metri dal ponte del mare, illuminato a giorno per l'occasione. Un militare si cala con il tricolore, percorre il ponte e arriva in platea. Parte l'inno di Mameli e viene issata la bandiera d'Italia. Poi l'arrivo degli atleti. 24 nazioni sfilano lungo il ponte del mare. Ad aprire è la Grecia, nazione fondatrice dei giochi, a chiudere l'Italia in qualità di paese ospitante. Salgono sul palco le istituzioni, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, il presidente del comitato Giochi del Mediterraneo, Amara Dadì, e il sottosegretario di Stato, Massimo Cassano. Spazio allo spettacolo poi con Kelly Joyce e la sua esibizione che crea virtuosismi tra successi internazionali e pezzi intramontabili di casa nostra. La sfilata dei bambini che in rappresentanza delle 24 nazioni versano sabbia, idealmente appartenente alla propria terra, in un'unica ampolla che rappresenta l'intero Mediterraneo. E sulle note del celebre pianista Michele Di Toro, un artista compone magistralmente le 11 discipline dei giochi, disegnando con le dita su uno schermo che trasforma la sabbia in ritratti e scenari sportivi.
infine l'arrivo delle ginnaste, tra le quali il fiore all'occhiello d'Abruzzo, Fabrizia D'Ottavio, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene 2004, quarta classificata alle Olimpiadi di Pechino. Si chiude così una cerimonia che in una notte ha trasformato Pescara in una grande vetrina e che fino al 6 settembre avrà addosso puntati i riflettori di 24 nazioni e una partita importante da giocare, il suo rilancio. Una grande manifestazione, all'inizio non c'erano i soldi, cioè la prima notizia data maggio, diciamo, mi sono anche, cioè mi ha molto colpito, nell'aprile del 2014 la Regione Abruzzo fa una legge in cui espressamente dice che bambole non c'è una lira, diciamo. Per la cronaca, io, diciamo, il vecchio corso del comune si era impegnato a garantire l'ospitalità alle delegazioni. Poi, diciamo, abbiamo trovato una soluzione trovando la disponibilità in primo luogo del CONI, che ha contribuito con 1,5 milioni alla realizzazione dell'evento Giochi del Mediterraneo, con una disponibilità analoga quanto a posta finanziaria da parte della Regione, e la terza parte è stata messa dal governo. E quindi in una versione che è costata circa un terzo rispetto al budget iniziale, credo che siamo riusciti a garantire uno spettacolo di primo livello per quanto riguarda appunto questa dimensione sportiva che, se vogliamo, è molto tipica di Pescara. Un'altra caratteristica della sua amministrazione è stata quella di offrire alla cittadinanza qualcosa sul territorio organizzato proprio dal comune. E qua parliamo della prima notte bianca, vediamo qualche immagine, che fu un grandissimo successo al punto da paralizzare un'intera città, perché davvero era complicato muoversi, e scoprire che voglia avessero i pescaresi di passeggiare in uno stile retro, perché poi la città fu in qualche modo arredata come fosse stato un tuffo di tanti decenni all'indietro, biciclette da tutte le parti, che era un po' il sogno di vedere pedonalizzata la città. Gli esercenti e i commercianti mettono fuori tutto quello che è l'arredamento dei propri negozi e Pescara diventa un salotto, proprio un salotto all'aperto. Questo è stato un po' l'inizio, che poi è stato protratto con la notte bianca dello shopping, poi c'era la sola notte bianca, poi c'è stato lo street food. È stata questa un po' l'idea di trasformare così Pescara? Sicuramente la notte bianca del Mediterraneo è una cosa a cui siamo molto affezionati, tant'è vero che la riproponiamo anche quest'anno e la riproporremo nelle annualità successive. Perché lo facciamo? Perché si corona un sogno della più grande pedonalizzazione che si possa immaginare a Pescara, cioè i suoi 9 chilometri di riviera. Io ho visto, perché sono andato in giro quella sera, naturalmente tantissime persone, qualcuno si diverte a fare i calcoli, 200.000, e soprattutto un movimento, una Pescara che in qualche modo non avevamo mai visto, che dà il senso delle potenzialità che noi abbiamo, perché Pescara resta un posto straordinario dove vivere, chiunque qui vi transita non lo fa in maniera neutra e indifferente, perché si vive bene a Pescara, perché c'è il mare, c'è la montagna, c'è la dimensione, diciamo, della provincia in cui si sta bene. Certo, Pescara non è esente da difficoltà, da criticità, per l'amor di Dio, però io penso che non dobbiamo dimenticare che siamo, diciamo, madre natura è stata generosa con noi, e poi gli amministratori devono in qualche modo farsi camminare il cervello per movimentare il più possibile una città e la sua vocazione turistica. Oh, tra le cose spinose alle quali si deve dedicare un amministratore ci sono anche le problematiche che spesso magari non sono neanche prevedibili. Nell'ultimo periodo tante denunce di furti che avvengono nella città, ed è stato un po' qualcosa che è successo nell'ultimo anno, un po' per l'inasprimento della crisi, insomma la delinquenza ha un rapporto di proporzione anche con quelle che sono le difficoltà, e dall'altro il fatto che chi subisce questi furti, in questi casi si parla di esercenti, di stabilimenti, insomma. Poi la storia di Facebook accende delle dinamiche nuove, cioè le persone fanno dei filmati e si cercano da soli questi ladri, perché una notizia che ha fatto un po' il giro del web è stata quella di un esercente che dalle telecamere interne è riuscito a vedere di profilo, insomma, chi ha compiuto questo furto, e ha cercato con un rimbalzo di post di chiedere aiuto, qualcuno lo conosce, riusciamo in qualche modo a prendere questa persona?
Il cittadino in qualche modo vigila però. Adesso succede che il cittadino riesce a vigilare, chiede all'amministrazione di essere più presente. Ma quando noi qua abbiamo fatto, e c'era anche lei ospite con il questore, una puntata, il questore di Pescara ha detto noi siamo sempre quelli numericamente e dobbiamo coprire tantissimo territorio, perché anche lì sono stati apposti insomma dei tagli. Allora in questo caso un amministratore come ragiona? Un amministratore certo non si trincera dietro al fatto che la polizia municipale è una polizia amministrativa e quindi diciamo i ladri li rincorre la polizia e i carabinieri. Si cerca di fare squadra e di fare rete, un sistema di protezione integrato che però deve partire da un dato, quello per cui certo i furti finiscono sul giornale, destano allarme sociale, vengono moltiplicati tramite internet, Facebook e cose di questo tipo. Ma non significa che noi viviamo in un far west, non significa che noi viviamo in una città senza regole, perché se tu guardi le statistiche dei reati su Pescara e provincia, ricordo che proprio qui abbiamo fatto, ricordava prima lei, una trasmissione con il questore sulla sicurezza, beh, i dati mostrano che c'è una diminuzione di reati. Qualcuno potrà dire è il sommerso, dove lo mettiamo? C'è anche il sommerso, però i dati ufficiali sono abbastanza rassicuranti. Le istituzioni fanno rete, non sono i protocolli d'intesa a risolvere le questioni, ma il lavoro che c'è dopo. C'è un protocollo sicurezza che abbiamo stretto con il comparto sicurezza per la tutela delle periferie. Però tutto questo passa attraverso il fatto che 6 volanti della polizia sono dotate di una certa strumentazione elettronica. Il Comune, insieme a tanti altri soggetti, dalla Camera di Commercio alla Pescara Calcio, alla Fondazione Pescara Abruzzo, e sicuramente ne dimentico qualcuno, hanno contribuito per questa dotazione strumentale, tecnica, che serve per esempio a semplificare i controlli sui veicoli, che divengono in questo modo elettronici e sottraggono personale a questo tipo di operazione. E poi l'attenzione che si vuole riservare, condivisa con il tavolo provinciale per l'ordine e la sicurezza, alle periferie. Pescara, come tutte le città del mondo naturalmente, ha qualche problema in questo senso. Noi non Questa è la conferenza dove, di quello che stava parlando lei, c'era anche il presidente della Pescara Calcio, c'è stata una dotazione di iPad che collegati con la centrale operativa rendevano assolutamente immediato il collegamento e il riscontro per qualsiasi dato delle volanti. Questa è la grande innovazione che in qualche modo ha reso Pescara, insomma, visto che si poteva contare un certo numero di volanti, renderle effettive e soprattutto immediate. Questa è stata la consegna, perché poi ovviamente bisogna inventarsi di tutto, ovvero se ci sono i tagli dei fondi si chiede il sostegno dei privati, e questa era stata anche la spiegazione del questore di Pescara, e la Pescara Calcio ha subito accettato e insomma raccolto, e così fate anche voi per quanto riguarda anche gli eventi, cioè voi vi inventate le stesse cose. Ma naturalmente le istituzioni a vario titolo devono fare rete, dalle politiche di sicurezza a, non so, l'organizzazione degli eventi. Noi abbiamo fatto dei capodanni spendendo cifre molto basse, ma non perché moltiplichiamo i pani e i pesci, ma perché abbiamo chiesto per esempio degli sponsor se avevano voglia di contribuire in maniera naturalmente assolutamente chiara e trasparente. E allo stesso modo bisogna in qualche modo farsi camminare la capoccia ed essere consapevoli che la tecnologia ti può aiutare da questo punto di vista, con una sorveglianza che è elettronica, che però sicuramente può e deve favorire la prevenzione del crimine. Mi consente di dire una cosa, perché non di rado le questioni della sicurezza toccano uno dei sentimenti più, diciamo, sensibili in questo momento, che è quello della paura. Si ventila, si agita lo spettro della paura, naturalmente le immigrazioni destano grandi preoccupazioni. Pescara ha numeri anche qui assolutamente sotto controllo, circa i migranti ospiti delle strutture della Caritas, ma Pescara non si limita ad ospitare, una cosa di cui siamo molto contenti, è un piccolo dato ma significativo. Da questa settimana 14 migranti ospiti nelle strutture di accoglienza, in base ad una convenzione che abbiamo fatto con Caritas Prefettura, svolgeranno lavori socialmente utili, che significa una risposta concreta al dato dell'integrazione. Le migrazioni sono fenomeni tipici di questi tempi, con dimensioni enormi, e io penso che i problemi si affrontano non negandoli, ma cercando soluzioni. Questa dei lavori socialmente utili è una di queste.
se potesse dire qualcosa, ovviamente noi abbiamo visto quello che è stato il percorso di 2 anni e anche le volte in cui l'opposizione ha provato a metterla in difficoltà, perché effettivamente insomma arrivare a stampare dei 6x3 per la città tocca anche il più marmoreo dei caratteri, no? Un pochino l'ha toccata questa cosa. Cioè, naturalmente io sono un uomo misurato perché questa è la mia educazione, ma certamente misurato fuori. Non mi sono indifferenti queste cose, solo che diciamo siamo un po' british. Penso che talvolta la lotta politica supera certi argini. Io non appartengo alla categoria dei denuncisti, perché penso se dovesse rivolgersi all'opposizione, e qua con opposizione parliamo un po' di tutti, perché poi Pescara in qualche modo viene toccata anche dall'opposizione regionale, cioè c'è anche una dinamica per la quale insomma dei grandi temi come può essere quello della balneazione vengono trattati a livello regionale e riportati a quello che è quello di Pescara, quindi si parla sia di Movimento 5 Stelle che centrodestra. Tutte le volte che, e non solo, perché anche delle associazioni, molto spesso proprio sul suo profilo ci sono degli attacchi diretti. Fiorello è stato solo l'ultimo in ordine di tempo, dove si cerca magari quella cosa per dire qualcosa al sindaco, no? E lei una volta disse che un ragazzo che l'aveva lasciato la fidanzata scrisse che era colpa anche quella del sindaco di Pescara. Sì, no? Vabbè, ma questi sono diciamo dei fenomeni che personalmente trovo essere distorsivi, e cioè i social network finiscono per essere un luogo in cui si cerca di placare la sete di giustizia sociale che c'è, ma si cerca di placare anche una rabbia sociale che si percepisce in giro in modo evidente. Io penso che sia doveroso distinguere fra critiche anche aspre e contumelie, cioè insulti e offese gratuite, perché non manca anche questo corno, questa parte del discorso che io trovo essere veramente orribile, ma è espressione dei nostri tempi in cui qualcuno pensa che i social network siano una zona franca in cui vi è libertà di insulto. Io personalmente non sono di questo avviso. Poi tutto viene enfatizzato e moltiplicato. Le cito un esempio, l'ultimo in ordine di tempo, la barca di Eriberto. Il sindaco emette un'ordinanza in cui dice ai proprietari di quella barca, cioè sindaco, mettila a posto o toglila, e lo fa non per... premesso che non è il Colosseo la barca di Eriberto, ma perché è in uno stato evidente di disfacimento, sta cadendo a pezzi, è molto poco decoroso e magari può cadere addosso ad un ciclista che passa lì. E questo naturalmente finisce per essere moltiplicato, come appunto, essere, chiamiamolo così, amplificato, come se noi chissà quale diciamo stranezza stessimo facendo. In realtà tutto ciò è servito a sensibilizzare le persone, ad accelerare dei percorsi. Per esempio l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila si è resa disponibile a propria cura e spese ad una ristrutturazione. Questo ci fa piacere perché è l'obiettivo a cui tendevamo, cioè dare bellezza alla nostra riviera. Non credo che un diciamo rudere cadente vada in questa direzione. Ma potrei continuare. Le cito un altro episodio che pure ha attraversato molto. Se tu leggi i giornali di qualche settimana fa, leggi strage di pini in Viale Regina Margherita, già Viale dei Pini. Se cammini su Via Regina Margherita, nessuno si accorgerebbe del fatto che abbiamo tagliato una decina di alberi. Perché lo abbiamo fatto? Perché quegli alberi sono pericolosi e rischiano di cadere in testa alle persone, nella migliore delle ipotesi in testa sulle macchine. E lo facciamo perché abbiamo svolto una mappatura e un censimento degli alberi cittadini dopo le ingenti precipitazioni dell'anno scorso. Lo dicevo prima, ho memoria per le date, era il 4 marzo del 2015, Agua de Marzo è anche una canzone, ne è caduta tanta di acqua in quel giorno, ha creato diciamo danni e ci ha indotto a essere attenti rispetto allo stato delle nostre alberature. Tagliamo degli alberi e li sostituiamo con pini di 3,5 metri, che è l'altezza massima di... Lo facciamo perché i pini sono organismi viventi che hanno un proprio ciclo di vita e che se crescono in un ambiente fortemente urbanizzato naturalmente ne risentono negativamente. Però di qui a immaginare, ancora una volta uso questa espressione, una furia iconoclasta, una furia distruggitrice, è ovviamente una... assurda prospettazione. Forse oggi non si può fare a meno di enfatizzare ogni dato, di moltiplicarlo, di rimbalzarlo in un posto piuttosto che in un tweet,
però io temo che ogni tanto si perda il senso delle proporzioni. Secondo lei, quanto è possibile che i cittadini, in questo caso, che non sono presenti con le dinamiche come magari sono i giornalisti che vivono un po' tutto direttamente, quindi sanno quando uno ha alzato la voce, l'altro quando una cosa è un po' più esagerata, quanto riescono a ripulire l'informazione dalla strumentalizzazione, dall'attacco rispetto alla verità? Il caso dei Pini lì teoricamente doveva coinvolgere i cittadini, perché in effetti è una cosa che li tocca da vicino, no? Quindi loro passano lì e dicono mi tolgono. Guardi, io da questo punto di vista ho anche fatto una pubblica ammenda, perché noi abbiamo sottovalutato questa circostanza, per cui era opportuno spiegare il dato della pericolosità. Lo abbiamo fatto, abbiamo avviato un percorso di confronto con le associazioni, abbiamo provveduto anche al salvataggio di qualche albero che naturalmente ha un costo e abbiamo reso manifesto tutto ciò. Ma soprattutto questo ci induce naturalmente a comunicare meglio senz'altro, ma anche a procedere alla ripiantumazione come cifra, come caratteristica di questa amministrazione, perché ripeto, il patrimonio arboreo necessita di manutenzione. Spesso si cita che Pescara è simile a Barcellona. Se uno fa una passeggiata sulla Ramblas, che è l'arteria principale, noterà che per esempio non ci sono, o comunque ci sono meno alberi di quanto uno immaginerebbe, perché il problema riguarda tutte le città del mondo. Poi bisogna anche ripiantumarli, dovremo suggerire al collega barcellonese di attivarsi da questo punto di vista. E invece un'altra cosa, siamo in chiusura, per quanto riguarda quello che è successo la scorsa estate, quando è scoppiato il caso dell'Oxystrong e poi tutte le foto delle macchie sulla pelle, sulle dermatiti, c'è stato un allarmismo generale. Allora, in quel caso, quanto è stato strumentalizzato? E perché poi in realtà quando vai a toccare un cittadino, e questo è un po' il potere dei social network, per avere la veridicità della fonte e della notizia non è come un telegiornale che comunque controlla e se manda in onda e tutto così. Quindi lì per lì si era parlato di bambini che stavano male e quindi si sono spaventati tutti quanti. Allora, in quel caso, secondo lei, qual è stata la cosa più scorretta, per così dire? Visto che doveva essere. Guardi, penso questo. Premesso che su quella vicenda, certamente non semplice, c'è stata una validazione da parte della magistratura, e dunque questo chiude ogni questione per quanto mi riguarda. Però non posso non notare come si è enfatizzato il dato del mare inquinato. Il mare di Pescara oggi non è diverso da quello di ieri. Quello che non capisco è questo gusto nell'enfatizzare le sue criticità anziché le sue potenzialità. Quello che non capisco è perché per strumentalizzazioni politiche uno mette nel conto di mandare in vacca una stagione come se niente fosse, di lanciare allarmi che sono ingiustificati. Queste foto, diceva lei, io mi ricordo durante questa estate movimentata di aver ricevuto 3 lettere di avvocati per richieste di risarcimenti danni. Solo che 2 su 3 riguardavano specchi d'acqua non interessati al fenomeno e una terza parlava genericamente di bagni sul litorale. A ciò non ha fatto seguito null'altro. Le notazioni provenienti da ospedali, comparto sanità, idem. E quindi penso che si sia enfatizzato un problema che non c'è, perché non c'è la pandemia. Ho usato questa espressione, è sembrata una specie di crimine di lesa maestà, ma perché bisogna dare alle cose il giusto valore senza enfatizzarle e avendo bene a mente che la tutela della salute pubblica non è mai venuta meno. L'estate che insomma dovrebbe iniziare, adesso siamo a maggio, perciò si inizia a pensare alla stagione, calcolando la situazione, secondo lei ci sono buone opportunità che si riesca a rinormalizzare la situazione, avere un livello delle acque insomma balneabile? L'analisi dei dati che noi abbiamo svolto lungo l'intera stagione durante l'inverno mostra una tendenza positiva. Ad oggi il divieto di balneazione riguarda circa 2 dei 10 km di costa, il tratto è quello Madonnina via Ragazzi del 99. Siamo fiduciosi che questo divieto si possa restringere, sicuramente fino a via Balilla, e speriamo per intero. Perché siamo fiduciosi? Perché complesso delle azioni svolte e l'analisi dei dati mostra un miglioramento. Do una notizia, c'era stata una criticità sul fosso Vallelunga che è al confine, diciamo, Pescara-Francavilla, la criticità era di rilevazioni sopra la norma, è stata individuata la causa, cioè uno sversamento abusivo, guarda caso, è stato chiuso, sono state svolte delle analisi e i risultati sono positivi. Questo significa che il lavoro, il monitoraggio paga.
Un'altra domanda, quando si parla, abbiamo parlato delle foto che circolavano su Facebook l'estate dove si vedevano insomma delle dermatiti, cose che erano state preoccupanti per i cittadini. Giorni fa, anzi pochissimi giorni fa, c'è stato un video di uno sversamento dove la notizia era che in prossimità degli alberghi si era fatto un video di una fogna che finiva in mare. Come è andata a finire? Che quel video era di mesi or sono, il che la dice lunga che il, come direste voi giornalisti, il fact checking, cioè il controllo dei fatti, è sovente un optional negli strumenti di comunicazione odierna, che sicuramente sono orizzontali e arrivano a tutti, sono una grande conquista, però bisogna vedere anche il messaggio, perché se tu veicoli una panzana e essa viene moltiplicata con tweet, post, eccetera, allora qualcuno comincia a pensare che è vero. La calunnia è un venticello, dice una celebre aria di una romanza, però noi come possiamo combattere tutto questo? Sicuramente cercando di essere come amministrazione pubblica più chiara e più comunicativa possibile. E poi certo c'è sempre la responsabilità dell'individuo, perché penso che appunto questo è anche qui un problema di educazione, io credo molto a questo tema, per cui sta a ciascuno di noi essere cittadini informati e consapevoli. È un po' quello che dico quando vado in giro nelle scuole, che è una cosa che mi piace molto. Allora io in conclusione invece le lascio la telecamera, perché in questo caso lei da primo cittadino, visto che abbiamo fatto un elenco di tutte le cose che lo hanno coinvolto, perché poi a volte è complicato rifare tutto il filo e rivederle a distanza di tempo, insomma danno un'altra idea, spiegando anche quante cose si sono rivelate non vere in quello che era stato detto e annunciato. Perciò, visto che ancora esistono dei problemi, circolano queste notizie, giorni fa un falso video che metteva ora la cittadinanza, che cosa si sente di dire ai cittadini a fronte di tutto quello che sta succedendo e anche dei timori che ci possono essere sia per la sicurezza sia per la balneabilità? Io penso che ai cittadini oggi si debba dire, nonostante tutto, che si deve avere fiducia nel futuro, bisogna avere fiducia nel proprio paese e in se stessi, non pensare che gli amministratori pubblici siano dei marziani calati da Marte, e ritenere che insieme noi siamo un grande paese, continuiamo a essere un grande paese, non dobbiamo dimenticarcelo, possiamo e dobbiamo fare meglio. Invece all'opposizione che cosa dice? Guardi, all'opposizione è successa una cosa simpatica sabato, perché sabato scorso sono stato invitato a un dibattito organizzato dal centrodestra. Era forse una delle prime volte in cui andavo lì, ho notato che esattamente come nei dibattiti organizzati dal centrosinistra, ci sono persone, ci sono tavoli, c'è discussione, c'è fermento. E lì probabilmente è stato più facile parlare di questioni, diciamo, generali, strategiche. Poi bisogna vedere le condotte in consiglio comunale. Le cito un esempio per tutti. Una partita che noi stiamo seguendo è quella della delocalizzazione del mercato etnico. Abbiamo individuato un luogo che è un tunnel sotto, diciamo, il terzo sottopasso della stazione, con l'idea chiara, chiarissima, di fare un mercato etnico vero, non di riproporre quello che c'è altrove. Ci sono mercati etnici veri, a Firenze c'è uno di questi, a quei modelli ci vogliamo conformare. Io so che il tema migrazione è un tema sensibile per la politica e mi aspetto un atteggiamento responsabile quando tutto questo arriverà in consiglio comunale. Forse è più facile dirselo in un convegno che non nell'aula, però è uno sforzo che tutta, credo, la classe politica debba svolgere, perché c'è l'ambizione di essere classe dirigente. Allora, questo insomma, noi ci tenevamo a fare il resoconto, quindi fra qualche giorno sarà ovviamente il secondo anno di mandato. Questa era per chiarire un po' la situazione, perché ultimamente è stato, ne sono uscite tante di notizie, quindi anche per sapere liberamente il punto di vista di un sindaco che molto spesso non viene ritratto, nel senso che per capire anche come affronta le questioni è bello anche vederlo dal vivo, perché noi abbiamo sempre raccontato e non è facile rispondere a tutti questi attacchi e mantenersi sempre calmo e lucido, perché insomma ci sono state anche prove evidenti di chi è riuscito a perdere staff, perché gli attacchi sono tanti e frequenti spesso, perciò questo va da parte sua anche come categoria per la capacità anche di gestire le relazioni pubbliche. Noi ringraziamo tantissimo il sindaco Grazie di Pescara, Marco Alessandrini, per averci spiegato insomma come si vive da sindaco anche in città abbastanza sotto la lente di ingrandimento. E invece l'appuntamento con Sena Abruzzo torna la settimana prossima. Grazie a tutti.